Buongiorno a tutti cari amici, buona giornata e buona settimana in questo lunedì 14 settembre 2020. Ora parliamo di NBA, situazione dei playoffs. Ovviamente nella parte dei sedicesimi di finale c'è stata solo la sfida Portland-Memphis vinta da Portland 2-0. Negli ottavi di finale Lakers contro Portland Trail Blazers, quindi prima contro ottavo finita 4-1 per i Lakers, poi Houston contro Oklahoma, quarta contro quinta 4-3, Denver Nuggets contro Utah Jazz, terza contro sesta 4-3, Clippers contro Dallas, seconda contro settima 4-2, Boston contro Philadelphia, terza contro sesta 4-0, Toronto contro Brooklyn, seconda contro settima 4-0, Milwaukee Orlando, prima contro ottava 4-1, Indiana Pacers contro Miami Heat, quarta contro quinta 4-0. Poi abbiamo i quarti di finale, Los Angeles Lakers Houston, prima contro quarta, 4-1 per i Lakers, Denver contro Clippers, terza contro seconda, al momento sono sul 3-3, quindi ci sarà gara bella il 16, la notte tra il 15 e il 16. Boston-Toronto 4-3 per i Boston, che sono stati terzi nella conference, Toronto secondi. E qui la sorpresa: Milwaukee-Miami, prima contro quinta, Miami ha superato nettamente per 4-1 Milwaukee. Quindi, per quanto riguarda le semifinali, al momento è sicura Boston-Miami. Terza contro quinta, la prima gara si svolgerà il 16, poi vedo qui il 18, il 20 e poi vabbè, ovviamente ci saranno le altre date. Beh, quindi questo è il quadro dei playoffs. A noi non resta che continuare a gustarci le partite NBA, ricordo che sono in esclusiva in Italia su Sky Sport NBA e quando c'è la possibilità nel palinsesto viene trasmesso anche su Sky Sport 1. Grazie a voi tutti. Nel prossimo video parleremo della Supercoppa di pallavolo iniziata ieri, la Supercoppa italiana. Bene, un saluto a voi tutti, alla prossima. Ciao amico, ciao!